Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Ben ritrovati dalla redazione in studio Mariangela Salvalaggio. L'accoglienza in Piemonte, ospitati già 4.000 profughi ucraini, il piano di Regione Comuni per l'accoglienza e al lavoro per regolare anche la diffusa ospitalità spontanea. Molte le storie delle famiglie che decidono di aderire. Covid, il numero dei contagi torna a salire, il Piemonte non fa eccezione rispetto a un'inversione di tendenza italiana ed europea che sta riportando i numeri indietro di almeno un mese. 100 giorni senza piogge, la siccità è grave per il Po in Piemonte, è problematico dare il via alla stagione dell'irrigazione dei campi. Sarà una perizia psichiatrica a stabilire se Renzo Tarabella potrà essere processato per la strage di Corso Italia a Rivarolo Canavese, lo ha stabilito il giudice del Tribunale di Ivrea. Processo Eternit bis, in aula i dubbi della difesa, ripreso in corte di assise a Novara il procedimento, alcuni parenti delle vittime dell'amianto erano presenti, le difese hanno sollevato dubbi su cause e tempistiche dei mesoteliomi. Economia, netto il calo del mercato dell'auto, molto male a febbraio, Stellantis perde il 17,5%, male anche il settore dell'autotrasporto, in due anni di Covid meno 70% di viaggi e il caro benzina sta aggravando la crisi, emerge dallo studio dell'Unione Nazionale Consumatori. Il calcio, anche quest'anno la Juventus si ferma agli ottavi di Champions League, bianconeri eliminati dal Villarreal che vincono 3-0 gli spagnoli ai quarti e la partita decisa dal gol di Moreno e da due rigori. È tutto, in regia Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.